Buonasera amici di Nova News 24, arriva la notizia ufficiale. Luca Salatino abbandona il Grande Fratello VIP. Il giorno X è arrivato e questa sera Luca Salatino, come ha più volte detto nel corso delle settimane e ha ribadito pochi minuti fa, sembrerebbe dover abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello VIP. Con la puntata di questa sera, infatti, il Grande Fratello VIP compierà il suo giro di boa e tutti i pipponi sono entrati a settembre e ovviamente possono decidere se continuare o lasciare, perché il contratto lo prevedeva. Quindi sembrerebbe proprio che Luca Salatino vuole correre dalla sua Soraia. Il televoto di questa sera non è eliminatorio, il preferito fra Antonino, Antonella, Oriana e Sara conquisterà l'immunità e avrà il compito di mandare in nomination diretta un suo compagno al televoto. In testa a testa ovviamente c'è sempre tra Oriana e Antonella. Chi riuscirà a vincere l'immunità ovviamente avrà una marcia in più per la prossima settimana. Ma ritornando a Luca Salatino, ormai il VIP, che ha avuto anche un atteggiamento un po' troppo esagerato con Oriana Mazzoli, dovrà sicuramente fare i conti con Alfonso Signorini, il quale sottolineerà sicuramente in puntata l'atteggiamento. Però Luca ormai penso che abbia già deciso di lasciare il Grande Fratello VIP. È indirizzato ormai il Geffino a dover lasciare definitivamente la casa questa sera. Però, come già detto, non sarà solo lui ad abbandonare la casa, perché molti VIP saranno messi di fronte a una scelta. Lui probabilmente lascerà, ma sono molti in dubbio, tra cui anche Antonino Spinalbese, che vuole riabbracciare ovviamente la figlia Luna Marie, che è Belen, non le fa vedere nemmeno in video. Questo almeno quello che è successo finora, amici di Nova News 24. Quindi Luca Salatino abbandonerà la casa del Grande Fratello VIP. Diteci cosa ne pensate del concorrente, che è stato un grande concorrente, sicuramente uno dei più importanti, perché cucinava sempre all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Diteci cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.